Martina di Centa, ciao Martina, una Ciao Bruno. delle grandi protagoniste degli ultimi anni del Fondo Giovanile Nazionale. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Martina, è facile immaginare che per questioni di famiglia tu abbia messo subito, no, gli sci stretti, ma ti è piaciuto subito il fondo? Sì, mi è piaciuto subito, era un modo per apprezzare il tempo nella natura, stare all'aria aperta. E la neve mi ha sempre attratta. Probabilmente mi piaceva il fatto di scivolare, sì, di stare in mezzo agli alberi, agli animali e potermi godere questo momento, insomma, in tutta serenità e solitudine. Ecco. E anche adesso è così per te lo sci di fondo. Sì, sia un modo per mettermi alla prova, quindi diciamo che mi stimola dal punto di vista agonistico, sia con me stessa, sia magari anche con i compagni. Ma soprattutto è anche tante volte un modo per potermi rilassare e godermi un momento tutto per me all'aperto. Quando hai capito che la passione poteva diventare una professione? Ma sicuramente negli ultimi anni, quando ho iniziato a raggiungere i primi risultati, sì, i primi podi ai campionati italiani. E quindi poter, diciamo, avere un curriculum da presentare ai centri sportivi militari e provare a entrare a farvi parte e poi iniziare la carriera. Adesso ti sei fatto un nome, chiaramente, però inevitabilmente si continua a parlare chiaramente di papà Giorgio, di zia Manuela. La domanda è questa: ci sei abituata? Non ti crea problemi? Ti dà un po' di fastidio? Ma tempo addietro magari mi creava un po' di pressioni questo pensiero, soprattutto quando sì, stavo ancora crescendo, ero un adolescente che cercava insomma di capire se poteva effettivamente trasformare questo in una professione e allora in quel momento diventava un po' una pressione. Poi ho saputo trasformare questa cosa a mio favore e a pensare che comunque sugli sci sono io che devo concludere la gara nel miglior modo possibile e impegnarmi al massimo per dare il meglio di me stessa e diciamo mi sono sgravata di quel peso e ho pensato più a quello che dovevo fare, non, cioè io con le mie forze, non perché porto un nome addosso. Ti aspettavi una stagione d'esordio così fra le senior, esordio in Coppa del Mondo, fra l'altro al Tour de Ski e poi la partecipazione ai mondiali? No, sinceramente non me l'aspettavo. È stato molto bello poter fare tutte queste esperienze in una unica stagione. Sono veramente grata alla preparazione che ho potuto ricevere grazie al mio gruppo, al mio allenatore, al mio fisioterapista e ai miei compagni. Mi hanno veramente permesso di tirar fuori il meglio di me stessa e spero di poter continuare su questa strada perché ha portato fino ad ora buoni frutti. Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa ti aspetti tu, soprattutto la prossima stagione, la conferma di una crescita costante? Beh, sicuramente mi farebbe piacere continuare così, però vediamo, iniziamo bene questa preparazione e poi cercherò di impegnarmi il più possibile e vedremo se stiamo continuando, ecco, su quel percorso buono dello scorso anno. La squadra è composta da sole 5 ragazze e tu sei l'unica under 23. Immagino sia, insomma, motivo di orgoglio e di soddisfazione perché vuol dire che c'è fiducia nei tuoi confronti. Ma fino a questo momento non ci avevo neanche pensato a questo fatto. Sì, effettivamente sono la più giovane, quella che deve imparare di più. Cercherò di impegnarmi il più possibile, veramente, perché le altre ragazze sono più grandi e anche molto talentuose e ho molto da imparare da loro. E sì, mi sento fortunata di poter imparare dalla loro esperienza. Fra l'altro, nel gruppo maschile, l'unico under 23 è un altro nostro, Davide Grazie. Fra l'altro, la curiosità che siete nati un giorno, tu un giorno dopo lui, quindi inizio marzo del 2000, insomma, quindi, insomma, periodo fortunato, diciamo, per il nostro sci. Speriamo in futuro per lo sci nazionale, non solo per il nostro dell'Alto Friuli. Cambierà molto rispetto all'anno passato, nel quale facevi parte del gruppo Milano Cortina 2026? No, in realtà praticamente tutte le compagne sono le stesse. Chiaramente quest'anno avremo modo di stare più assieme,
Già l'anno scorso facevamo dei raduni con l'altro gruppo, invece quest'anno è unico, quindi meglio così, potremo condividere ancora di più e imparare ancora di più le une dalle altre. A proposito di imparare, qualche parola di cinese l'hai imparata? No, non ancora. Naturalmente. È per dire che il grande appuntamento della prossima stagione sono le Olimpiadi di Pechino, è un obiettivo. Chiaramente farebbe piacere, insomma, se portare a casa la qualificazione, però per me, essendo così giovane, l'obiettivo rimane quello di imparare più cose possibili. Più imparo, più potrò chiaramente accedere a questi eventi e essere pronta. Vedremo se riuscirò a guadagnarmi questo posto. Durante le Olimpiadi avrai ancora 21 anni. Indovina quanti anni aveva zia Manuela quando esordì a Sarajevo? Ah, ne avevo 21. Bravissima, era facile però questa. Senti, dove credi di dover ancora crescere, Martina? Sicuramente le sprint rimangono un po' il mio punto debole. Quest'anno comunque mi sono sentita già meglio, però posso migliorare ancora, ecco, nelle brevi distanze. Sappiamo che tu ti dedichi al fondo, praticamente, non dico il 100% della tua giornata, ma quasi, ma insomma ci sono anche delle altre passioni, no? Immagino. Quali sono? Mi piace guardare serie TV, però mi piace anche ascoltare musica. E ultimamente mi sto dedicando alla lettura, però solo se trovo dei libri che mi interessano veramente. Sono una brava lettrice, altrimenti mi stanco subito Li scarti subito. facilmente. Ma se non avessi fatto la sciatrice, come sarebbe stata la tua vita secondo te? Beh, allora da piccola un'altra passione che avevo era il disegno e l'arte, quindi probabilmente mi sarebbe piaciuto magari fare un altro percorso formativo alle superiori, magari andare a Udine e fare il liceo artistico, però ho scelto di fare sport. Adesso capita ogni tanto che qualcosa fai, qualcosa disegni? Sì, qualcosa sì, ecco, quella è un'altra attività del mio tempo libero. Però quando sono in giro con la squadra faccio fatica a coltivarla, ecco. L'ultima cosa, Martina, fra 10 anni come ti vedi? È un po' difficile questa domanda. Probabilmente mi vedo ancora nel mondo dello sport perché mi piace molto e sì, mi piacerebbe anche nel caso non fossi più un atleta, tra 10 anni mi piacerebbe. Al momento mi vedo a trasmettere, insomma, quello che ho imparato, quello che ho vissuto ad altri giovani sciatori e dare il mio contributo. Anche perché, faccio una postilla, stai facendo anche un corso, giusto? Sì, mi sto formando al corso dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia e quindi ho già fatto una prima parte e adesso mi mancano gli ultimi esami e spero, insomma, entro quest'anno di diventare maestra.